La Folgore Legnano, raggiunti per la prima volta gli ottavi di Coppa, fa visita all'Union Villa a Cassano in una gara che, nonostante le condizioni meteo al limite, si disputerà regolarmente e avrà quindi ragione il direttore di gara. Le prime due occasioni vanno intuite o immaginate e tutto quello che possiamo dire è che nel secondo caso la Folgore va vicina al vantaggio con la palla che tocca la traversa e danza sulla riga di porta, ma il risultato non si sblocca. Il banco di nebbia si alza e vediamo la prima conclusione in porta. Qui ci prova infatti Bonomelli, ma il direttore di gara ferma tutto per offside. Voliamo nel secondo tempo con la chiarissima occasione Folgore. Vengono giudicati in gioco sia Bonomelli che De Angelis. La difesa rinviene e Signorelli riesce a rallentare l'attaccante con il numero 9 che sciupa clamorosamente. Dall'altra parte indecisione di Finato. Si aziona quindi Stefanazzi sulla palla messa in mezzo dalla numero 10, ci prova per due volte Monolo, che si vede però respingere entrambi i tiri e nemmeno Bordocai trova la zampata giusta sotto porta. Qui invece rara indecisione di Adami e De Angelis, che va via sulla destra, mette poi un pallone sul secondo palo, si coordina a Floridi, attento Rinaldi, mette in angolo. Proprio dalla bandierina ci pensa la traversa a respingere la deviazione che sembrava vincente di Bonomelli. I padroni di casa sfondano a sinistra grazie al gran lavoro di Paroni e la solita accelerata di Stefanazzi, pallone messo in mezzo e Bardocai vede respinto il suo destro. Poi un compagno spedisce la palla in orbita. Sfiora ancora il vantaggio la Folgore, che qui trova la gran conclusione di Castellotti di poco lato. Finisce la gara e sarà quindi la lotteria dei rigori a decidere il passaggio del turno. Per la Folgore sbaglia subito Floridi, è invece glaciale Stefanazzi. Russo trova solo la potenza e mette ulteriormente in difficoltà gli ospiti. Non sbaglia Ruggia, che mette il pallone sotto il 7 e a poco serve questo rigore perfetto di Bonomelli, visto che Capitan Adami spiazza Colombo e sul rigore che diventerà fatale Panozzo vede respinto il quarto rigore della Folgore. Ai quarti ci va quindi l'Union Villa Cassano.